Bentrovati con l'informazione di 189 News. A Taranto il centro salute e ambiente non è stato realizzato, indaga la Guardia di Finanza. Ne parleremo subito dopo la sigla. Salute Ambiente Taranto mai realizzato, indaga la Guardia di Finanza. Tentato omicidio in Piazza Sicilia, arrestato il presunto autore. Squadra navale, cambio di comando. Calcio, il Taranto non fa drammi. Nuovo appuntamento con l'informazione di 189 News. È affidata ai finanzieri di Taranto l'indagine delegata dalla locale procura, presso la quale il governatore Michele Emiliano ha inviato un nutrito fascicolo per scoprire che fine abbia fatto il centro ambiente e salute istituito nei locali dell'ospedale Testa dalla regione Puglia nel 2010, con il compito di monitorare l'incidenza dei tumori sulla popolazione tarantina e con 22 milioni di euro di finanziamento regionale di cui non si sa più nulla. I carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del Comando Provinciale di Taranto hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per duplice tentato omicidio premeditato e detenzione e porto abusivo di arma nei confronti di Vincenzo Alagni, 71enne pluripregiudicato tarantino. La misura cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto Pompeo Carriere, su richiesta del sostituto procuratore ionico Giorgia Villa. L'uomo, il 31 dicembre 2015, nel mercato coperto di Piazza Sicilia, aveva esploso due colpi di pistola all'indirizzo di un 41enne commerciante di mitili, ferendolo al mento e contro un altro commerciante 26enne che lo aveva riconosciuto. Il ferito aveva falsamente riferito ai sanitari del Santissima Annunziata di essere caduto. Alagni è stato portato in carcere. E di 7 feriti, fra cui una donna, il bilancio di un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di ieri a Massafra, nei pressi dello svincolo che conduce all'autostrada. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un furgone e 4 autovetture. I feriti sono stati soccorsi e ricoverati alla Santissima Annunziata. Le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi di rito hanno ricostruito la dinamica. A quanto pare sarebbe stato lo scoppio di un pneumatico di uno dei mezzi coinvolti a causare l'impatto con gli altri. Sul posto anche i vigili del fuoco di Taranto e Castellaneta. Il traffico è rimasto bloccato a lungo prima di essere deviato verso percorsi alternativi dai vigili urbani di Massafra. Sullo slittamento del rinnovo del Consiglio provinciale, consiglieri e sindaci della provincia ionica chiedono l'intervento del prefetto. Sentiamo. Le liste di candidati in occasione del rinnovo del Consiglio provinciale di Taranto previsto per il 6 ottobre erano già pronte. Ecco perché lo slittamento di almeno 3 mesi di quella data, stabilito dal presidente dell'ente di Via Anfiteatro Martino Tamburrano, con l'appoggio di Forza Italia, PD e Realtà Italia, non scende giù a sindaci, consiglieri provinciali e comunali di altra natura politica che chiederanno l'intervento del prefetto. Siamo in una situazione politica in cui il presidente è sub iudice, il consiglio si è autoprorogato e qui si continuano a gestire milioni dei cittadini, appalti, consulenze, problemi di natura ambientale. Tra l'altro una serie di soggetti diciamo cosiddetti alternativi a questo sistema che noi definiamo dell'inciucio era riuscito a fare una lista che si fondava anche poi sull'esperienza fatta in alcuni comuni della provincia, Vincente, penso a Grottaglie, penso a San Giorgio, penso a Massafra, a Statte. Quindi sulla base di queste proposte noi avevamo già fatto una lista ed eravamo pronti a avanzare una proposta politica che non era di antipolitica a prescindere, ma di politica alternativa. Ci è stato impedito perché il Presidente, su richiesta di alcuni partiti, ha rinviato le elezioni. A noi sembra un fatto grave e su questo chiederemo anche al Prefetto di esprimersi. Un'altra brutta pagina per la provincia ionica, sostengono i presenti, i soliti giochi di potere, di palazzo, sui quali occorrerà vigilare, in quanto, nonostante la generale convinzione che le province siano state abolite, questi enti continuano ad avere competenze e funzioni importanti e a gestire denaro pubblico. La sfida, concludono i consiglieri, è solo rinviata. È legata all'arresto del suo presidente, Roberta Santese, 39enne, eseguito dai falchi della squadra mobile di Taranto nei giorni scorsi per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, la chiusura di un circolo ricreativo in Via Gorizia avvenuta ieri.
Gli agenti, nel corso di una perquisizione nel circolo privato, avevano trovato un bilancino elettronico, due coltelli con ancora evidenti tracce di hashish e due spinelli. Il controllo, esteso successivamente anche alla donna, ha permesso di recuperare altri 5 pezzi di hashish per un peso complessivo di 48 grammi circa. La 39enne è stata sottoposta ai domiciliari. Il circolo, oltre che per l'arresto del suo presidente, è stato posto sotto sequestro per l'assoluta mancanza di qualsivoglia autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e perché era abitualmente frequentato da persone gravate da pregiudizi penali. Sono state inoltre elevate anche sanzioni amministrative per un ammontare di 10.000 euro. Un 47enne cacciatore è rimasto ustionato ieri nelle campagne di Grottaglie in contrada Lella. L'uomo, subito soccorso dopo l'allarme lanciato da un compagno di caccia, è stato trasportato dapprima al Santissimo Annunziato di Taranto e in seguito a Bari. Ha riportato ustioni di secondo e terzo grado dopo aver toccato accidentalmente un cavo elettrico, mentre tentava di recuperare i suoi strumenti per il richiamo dei volatili risposti precedentemente in un secchio. Non corre però pericolo di vita. Attività didattiche sospese oggi, domani e se necessario anche il 19 settembre fino al ripristino dello stato dei luoghi all'Istituto Comprensivo Pirandello in via Pastore al quartiere Paolo VI di Taranto, dove alcuni giorni fa, a causa di infiltrazioni di acqua piovana caduta copiosamente, diversi pannelli della controsoffittatura in cartongesso nei pressi dell'ingresso secondario si erano gonfiati e si erano distaccati. L'ordinanza, a firma del sindaco di Taranto, Ippazio Stefano, si è resa necessaria per la tutela della pubblica e privata incolumità. La zona interessata dalle infiltrazioni è stata subito messa in sicurezza. Nella scuola erano già in corso lavori di ristrutturazione. Vertenza Ilva e i sindacati chiedono un confronto con i commissari. Vediamo il servizio. Conferenza stampa congiunta della FIOM nazionale, FIOM Taranto e CGL Taranto questa mattina sulla vertenza Ilva. Presenti all'incontro Rosario Rappa, responsabile nazionale FIOM per la siderurgia, Giuseppe Romano, segretario generale FIOM Taranto e Francesco Brigati, delegato FIOM CGL nello stabilimento Ilva. Alla vigilia dell'audizione dei commissari il 21 settembre, alla Commissione Industria e alla Camera, i sindacati chiedono un incontro. Noi vorremmo un confronto, da quello chiedo formalmente ai commissari, a nome della mia organizzazione, ma anche unitariamente, di un confronto per capire come procedono i processi di ambientalizzazione e la tempistica sulla cessione. Perché se non si fa presto e velocemente un processo di cessione, non si apre adesso la discussione alle organizzazioni sindacali, non ci vorremmo ritrovare, come purtroppo ci è successo in altre realtà, e da questo punto di vista diciamo è bene che i commissari lo sappiano, quando dico altre realtà penso a Piombino, con l'idea di avere due bacini, un bacino di esuberi magari posto nella hold e i lavoratori che servono, così come dice il bando, nella Nuco, e magari la messa in discussione di diritti, sia dal punto di vista dei diritti generali ma anche salariali, in discussione. Noi vorremmo aprire velocemente un confronto. È chiaro che di fronte anche all'intervento transitorio che il governo sta facendo, di investimenti e così via, e alle ipotesi diciamo, che stanno in campo, penso al gruppo che ha dentro Cassa Depositi e Prestiti, che dal nostro punto di vista è un soggetto, diciamo, emanazione del governo, che deve porsi anche il tema della produzione e anche dell'ambiente, del rispetto dell'occupazione dei diritti, è un tema da affrontare. Secondo Rappa, la vertenza Ilva è il paradigma dell'industria nazionale. Per la prima volta dal dopoguerra, per i laminati piani prodotti da Ilva, in Italia abbiamo una quantità di importazione superiore alla produzione. Sul ponte di volo della Porta Aerei Cavour, ormeggiata nella stazione navale Margrande di Taranto, alla presenza del capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Walter Girardelli, si è svolta la cerimonia di cambio al vertice del comando in capo della squadra navale e del comando della Forza Marittima Europea fra l'ammiraglio di squadra Filippo Maria Foffi, cedente, e l'ammiraglio di squadra Donato Marzano, subentrante. L'ammiraglio Foffi cede l'incarico dopo quasi 4 anni di comando, durante i quali le unità e gli equipaggi della squadra navale hanno partecipato a numerose e diversificate missioni nazionali ed internazionali. L'ammiraglio Marzano assume il comando del comando in capo della squadra navale, dopo aver assolto l'incarico di comandante del comando logistico della Marina Militare con sede a Napoli.
Logistica e politiche energetiche per dare altro impulso al porto di Taranto, convegno oggi allo Ionian Shipping Days. Vediamo. Il distretto della logistica energetica, occasione tra le altre per lo sviluppo del porto di Taranto. Se ne è parlato questa mattina al Castello Aragonese nella seconda e conclusiva giornata di studi organizzata nell'ambito dello Ionian Shipping Days. Oil e gas, prospettive di sviluppo sostenibile per Taranto, questo è il tema del confronto, che moderato dalla giornalista Nicola Pastore e introdotto dal vicepresidente del consorzio Ionian Shipping, Arcangelo Sant'Amato, ha registrato gli interventi di Alessandro Oriolo, presidente di Saga Italia S.p.A., Sergio Prete, commissario straordinario dell'autorità portuale di Taranto, Sergio Polito, presidente di Asso Mineraria, settore società fornitrici di beni e servizi, Rinaldo Melucci, presidente dello Ionian Shipping. Quello della logistica legato all'oil e al gas è uno dei settori che potrà dare ulteriore impulso alle attività portuali tarantine, con ricadute notevoli per l'occupazione e senza alcun timore per l'impatto ambientale. Cala così il sipario sull'importante due giorni dedicata al porto e alla cultura marittima al Castello Aragonese, che oggi vedrà ormeggiata sul canale navigabile nave Palinuro. Si sono alternati prestigiosi relatori per approfondire temi di grande attualità, come quello dibattuto nella prima giornata sulla sicurezza, lo shipping e i nuovi mercati. Spazio inoltre alla formazione con il conferimento dei premi di laurea Ionian Shipping Consortium istituiti dal Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi Aldo Moro. Sull'intera manifestazione Canale 189 proporrà a partire dai prossimi giorni uno speciale. Circa 1230 domande presentate per il reddito di dignità tramite la piattaforma telematica alla Direzione Servizi Sociali del Comune di Taranto. Il reddito di dignità è la strategia regionale per il contrasto delle povertà e all'esclusione sociale, che si propone di attivare per i beneficiari percorsi di inclusione sociale, ovvero tirocini formativi e sociolavorativi retribuiti, con un massimo di 600 euro mensili per una durata di 12 mesi. Il sindaco interviene sollecitando i potenziali beneficiari alla presentazione delle domande in tempi stretti. Intanto, il prossimo 21 settembre, arriverà nel capoluogo ionico il Camper Red, che promuove la campagna di comunicazione sul reddito di dignità e costituisce un punto di informazione itineranti per i cittadini, per le aziende, nonché diversi soggetti interessati che possono usufruire dei benefici della misura. Il Camper Red sosterrà sul piazzale antistante la Concattedrale, in via Emanna Egregia, dalle ore 10 alle ore 13.30 e nelle ore pomeridiane, dalle 16.30 alle ore 20, in prossimità della rotonda del Lungomare. Negli scorsi giorni si è tenuto un incontro all'assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Taranto per definire le modalità di erogazione dei fondi del diritto allo studio destinati alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Gli interventi di sostegno sono destinati agli studenti appartenenti a famiglie con ISEE non superiore a 10.632 euro, che hanno presentato istanza presso le scuole entro lo scorso 27 agosto. Si è convenuto che il metodo che maggiormente tutela l'amministrazione comunale, le scuole e gli studenti resta quello delle forniture attraverso l'utilizzo dei buoni libri, che saranno consegnati agli aventi diritto ed utilizzati per la fornitura presso le librerie. Bellezza, innovazione, eleganza e contenuti sono gli ingredienti della 50ª Sagra del Vino di Carosino, che ieri sera ha preso il via con l'accensione della Fontana Monumentale del Vino, la più grande delle 5 fontane europee del vino. Street food, musica e anche uno stand dedicato ai celiaci a cura della Proloco di Carosino, organizzatrice dell'evento insieme al Comune, in cui sono impegnati anche i giovani immigrati. Per informazioni è possibile visitare il sito www.lasagradelvino.it. E passiamo allo sport. Il Taranto non fa drammi dopo la sconfitta di Caserta. Vediamo. Non è il caso di fare drammi, ci vuole pazienza ed equilibrio. È il messaggio lanciato dalla dirigenza del Taranto dopo l'amara sconfitta di Caserta. Il KO con sorpasso maturato in Campania ha alimentato lo scetticismo della tifoseria, forse anche troppo considerando la buona partenza delle prime due giornate di campionato, ma nel calcio si sa, è facile passare dalla esaltazione estrema alla depressione più nera.
La prima sconfitta stagionale ha semplicemente evidenziato i limiti immaginati e conosciuti di una squadra costruita in fretta, ancora lontana dalla forma fisica migliore e alla ricerca di affiatamento e schemi riconoscibili. Il problema maggiore è noto, il centrocampo è povero di idee e non costruisce. Lo Sicco, San Pietro e Bob non sembrano adatti a menare le danze, si potrebbe fare ancora ricorso al mercato alla ricerca di un regista vero. La scarsa vena in attacco, comunque privo di uno stoccatore da doppia cifra, può contare in ogni caso sulla fantasia di Bollino e Viola e sulla fisicità di Magnaghi e Balistreri, lasciati troppo soli e destinatari di pochi palloni giocabili. Ma è ancora presto per tirare le somme. La presidente Zelatore invita tutti ad aspettare almeno la fine di novembre per un giudizio complessivo. Ha giusta ragione. È partita oggi la prevendita dei biglietti per la quinta giornata del campionato di Lega Pro Taranto Fidelis Andria, in programma domenica 18 settembre alle ore 20:30 allo stadio Erasmo Iacovone. Il ritardo dell'apertura della prevendita dei biglietti per la partita in oggetto è stata determinata dalla necessità di attendere le decisioni ufficiali dell'osservatorio CASMS, ovvero queste restrizioni. Settore ospiti chiuso, divieto di vendita per i residenti nella città di Bari, Bat ed entrambe le province. I tagliandi d'accesso allo stadio potranno essere acquistati presso tutti i punti vendita autorizzati Booking Show, anche online sul sito www.bookingshow.it. Il costo dei biglietti per la curva nord intero 10 euro, gradinata intero 16 euro, ridotto 11, tribuna laterale 25 euro l'intero, 18 euro il ridotto, tribuna centralissima 40 euro per il biglietto intero. Ed il Taranto FC 1927, in occasione della quinta giornata di campionato di Lega Pro Taranto-Andria, in programma domenica 18 settembre alle ore 20:30 allo stadio Erasmo Iacovone, parteciperà all'iniziativa della Lega Pro devolvendo il 3% degli incassi in favore delle popolazioni colpite dal sisma. Le somme raccolte dovranno essere utilizzate dalle autorità istituzionali preposte per realizzare in parte nelle zone devastate un'area scolastica allestita con aule e palestra da dedicare anche all'attività sportiva. E l'associazione Martina Calcio 1947 è stata inserita nel girone B del torneo di prima categoria. Il Consiglio di Presidenza del CP Puglia LND ha deliberato di confermare la composizione dell'organico del campionato regionale di prima categoria 54 squadre, ma suddiviso le stesse in 4 gironi per agevolare le società iscritte a causa delle problematiche geografiche presenti sul territorio pugliese. Girone dispari quindi composto da 13 squadre che si affronteranno a partire da domenica 25 settembre, di cui non si conosce ancora il calendario ufficiale che verrà divulgato a breve. Da segnalare la vittoria conquistata sul campo del Castellaneta, squadra che milita nel campionato di promozione. 2-3 il risultato finale. Anche Taranto parteciperà alle fasi finali del torneo nazionale degli ingegneri d'Italia che si terrà a Palermo. Dopo un avvio di stagione con risultati altalenanti, la squadra di mister Lombardi ha inanellato una serie di risultati utili che le hanno permesso di raggiungere i play-off del torneo. Nelle fasi a gironi, svoltasi dal 2 al 5 giugno, la squadra ionica si è piazzata al primo posto nel proprio girone. A distanza di pochi mesi dalla meritata qualificazione, i ragazzi del presidente Francesco Pinto partiranno dal 21 al 25 settembre al campionato nazionale di calcio a 11 degli Ordini degli Ingegneri. E scatta la campagna abbonamenti dell'Italcavere al Statte per la nuova stagione sportiva. Il club rossoblù ha deciso di far rimanere invariati i costi delle tessere, pari a 20 euro, nonostante l'aumento delle gare, 13 di regular season quest'anno, con diritto di prelazione in caso di playoff scudetto. Gli abbonamenti possono essere sottoscritti e ritirati presso la sede dell'Italcavere a Statte in via Principe di Piemonte 21 a Statte, dalle 17 alle 19, da lunedì al sabato. Eccezionalmente invece questo sabato, in occasione dell'amichevole contro il Bisceglie, la società metterà in vendita gli abbonamenti presso il Pala Curti Vecchi di Montemesola a partire dalle ore 18. Sul nostro sito www.canale189.it è pubblicato il sondaggio «Scegliamo insieme il prossimo sindaco di Taranto». Collegandosi e cliccando sulla sezione dedicata al sondaggio, basteranno pochi clic per indicare le caratteristiche che, secondo voi, dovrà avere il nuovo sindaco: sesso, età, istruzione, provenienza, professione, esperienze e cittadinanza. Dalla prossima settimana, nel corso del nostro telegiornale, vi forniremo i risultati e vi terremo costantemente aggiornati.
E si conclude la nostra edizione di 189 News. Vi ricordiamo che l'informazione continua in tempo reale sul nostro sito www.canale189.it e vi rimandiamo ai nostri prossimi appuntamenti.